È la nostra 12ª partecipazione consecutiva, è un'emozione organizzare due equipaggi tra l'altro come questi, perché abbiamo due progetti importanti, uno sportivo ed uno sociale. Il sociale poi con lo Spirito di Stella, un catamarano totalmente accessibile con Andrea Stella, che è stato uno dei nostri miti, no? Uno di quelli che ci ha reso possibile ciò che pensavamo impossibile. Uno che ci ha insegnato a non mollare mai. Quindi averlo qui a Palermo, averlo avuto a Palermo d'ottobre, ora averlo qui per la Monte Carlo, regattare con lui, è un'emozione unica. L'altro progetto è il progetto sportivo, un po' quello che riunisce tutti i nostri soci, le anime della Lega Navale, quelli che hanno dato in quest'ultimo anno tanto per tutti i vari progetti della sezione, da quello sociale a quello sportivo. Sono gli istruttori della sezione, sono quelli che hanno preso le ferie durante il campionato del mondo per stare vicino alla sezione, sono quelli che ogni settimana sono in banchina, quindi davvero persone e soci fantastici. Quindi abbiamo voluto premiare, metterli insieme per fare questo equipaggio sportivo che tenterà di affrontare un po' tutti gli altri equipaggi che sono ben più competitivi dei nostri, avendo anche professionisti a bordo, ma noi faremo del nostro spirito di amicizia, della nostra voglia di far bene, dei punti di forza. Sono davvero orgogliosa di essere qui oggi in questo momento in cui si racconta questa esperienza della Lega Navale, che certamente non ha bisogno di essere raccontata, perché si racconta da sola con i suoi valori, che attraverso lo sport portano in campo solidarietà e valori che sono stati raccontati intorno a un sistema quasi di famiglia, dove il calore è evidente e dove attraverso l'elemento acquatico si annullano completamente le diversità. Questo è il mood della Lega Navale, un mood che è importante portare territorio per territorio, quartiere per quartiere, e che come istituzione mi impegnerò a sostenere attivamente.